Ho sentito che stanno rifondando il Dome. Cacciatori di vampiri, mi pare. Sì? Cosa vuoi? Ti sei dimostrato un tipo affidabile. C'è un gruppo di banditi nel mio feudo con i quali potrei aver fatto alcuni affari di nascosto. La quuota che mi davano all'inizio era buona, ma ora è tempo di chiudere gli affari. Pensi... Bene. Uccidi fino all'ultimo bandito. Non deve sopravvivere nessuno. L'entrata no. Sì? Così imparano a non pagarmi. Ti meriti una ricompensa per quel... Sai cosa? Mi piaci. Non hai paura di sporcarti le mani. Hai il permesso di acquistare le proprietà nel Fulcrit. Se ti interessa, nella mia corte c'è posto per un nuovo Thane. Però posso concedere il titolo soltanto a una persona nota a tutti all'interno del mio feudo. Aiuta la mia gente e ti farò mio Thane. Mettiti in marcia, dunque. Torna a trovarmi qualche volta. Potrei avere qualche lavoretto per te. Voland parla... L'acciaio è un buon compagno, ma la fedeltà è meglio. Sì. A ogni modo, quel che è fatto. Procediamo. Non so come ringraziarti. Tieni. Non è molto, ma voglio che tu lo prenda lo stesso. Solo le persone coraggiose viaggiano per le strade di questi tempi. Vieni a trovarmi alla mia forgia se hai bisogno di armi o corazze. Non giudicare Fulcrit in modo affrettato. Mi spiace. Ora devo proprio andare. Per le ossa di Shor. Un uomo attraente a Fulcrit. Gli stranieri come te portano guerra. E io ne ho abbastanza di guerre. Ti do il benvenuto alla goccia fatale. Se senti qualche pettegolezzo, vieni subito a raccontarmelo. A meno che tu non... Fulcrit è famosa per il suo cimitero. Ho appena finito la pira funeraria di un mio vecchio compagno d'armi. Beh... Potresti consegnare le ceneri a Runin, il sacerdote di Arkai? Conosce le benedizioni adatte all'anima di Berit. Grazie! So che Kodlak e Manto Grigio è stato ucciso. Tu sei il precursore. Il divino Arkai un tempo era come noi, legato alla mutevole mortalità. Ma di buon grado ha abbandonato questa esistenza affinché potessimo comprendere meglio le stranezze di vita e morte. Kust è responsabile del cimitero qui a Fulcrit. Ah, le ceneri di Berit. Era un bravo uomo. Pochi guerrieri riescono a raggiungere quelle... Grazie per avermele portate. Farò in modo che vengano trattate secondo le sue tradizioni. Tieni. Questo è per il disturbo. Sì, mi sono lasciato sopraffare dalla luce di Arkai dopo la Grande Guerra. Sono fortunato che Kust e gli abitanti di Fulcrit mi abbiano accettato. Potresti fare un favore a un vecchio elfo? Ho perso il mio diario in una caverna che stavo esplorando. Che Arkai ti benedica per il tuo aiuto.
Salute, compagno. Kust è il responsabile del cimitero. Grazie. Vi ho appuntato tutta una serie di rimpianti che cerco di non dimenticare. Questo è per te, come promesso. Un tempo ero Jarl, ma fui spinto ad andarmene quando mi schierai con i manto della tempesta. Non contro di me, contro Folkrit. La scorsa notte ho visto Lodi, il fabbro, che scriveva una lettera. Sei fedele a Skyrim? Entra in casa di Lod e prendi quella lettera. Bene. Attenzione a quello che dici, tale impero ha orecchie ovunque. Cos'è, una sorta di codice? Non è una spia, ma è chiaro che l'impero sta commissionando a Lod un gran numero di spade e corazze. Bel lavoro, prendi. Ricordati, un giorno sarò di nuovo io. Felice di vederti. Allora, in virtù del mio potere di Jarl, ti nomino Thane di Folkrit. Ti assegno uno scarlo personale. Informerò anche le guardie della tua nuova carica. Non voglio che pensino che fai parte della comune marmaglia. Lo Jarl mi ha nominato tuo uscarlo. È un onore servirti.